Le opere che abbiamo realizzato in questa esperienza richiedevano un lavoro un po' che si svolgeva in due fasi. Il tempo era veramente breve, quindi io ho lavorato il giorno prima e poi davanti al pubblico. Non vi nascondo anche che durante la notte ho preparato le sagome in albergo. Io non mi voglio prendere meriti, ma chiunque per fare queste opere, per farne una non bastavano 10-15 giorni. Ci ho messo tanto amore perché mi sentivo anche obbligato verso un'istituzione e verso un paese che mi ospitava. E quindi ho dato tutto me stesso, confesso la mia stanchezza che non si sente perché è assolutamente annichilita dalla mia felicità. Abbiamo invitato Natino Chirico in quanto la sua traiettoria di artista contemporaneo è limpida, chiara, e con una linea di lavoro specifica sul cinema, e trattandosi l'anno prossimo del centenario della nascita di Federico Fellini, ci piaceva anticipare con le sue opere dedicate a Fellini l'omaggio che si farà nel prossimo anno al grande maestro del cinema italiano. Un grande maestro della pittura per un grande maestro del cinema italiano. Il lavoro consiste nella preparazione di una tela che viene fatta almeno un giorno prima della performance. La tela poi si deve asciugare e durante la performance l'artista assemblava la figura di Federico Fellini, anch'essa preparata precedentemente in questo soggiorno, e creando così, ultimando questa performance. Queste opere saranno esposte in maniera permanente all'Istituto Italiano di Cultura. Le quattro opere grandi sono un mio dono che io lascio all'Argentina. In più ci saranno 8 opere più piccole che voi potrete vedere, e mi sentirei veramente felice se voi trovaste il tempo di venire ad ammirarle. È un po' come sentirvi, perché io vi guarderò attraverso le opere.